comincia. Ecco, allora andiamo con la prima domanda, è una prova di verifica. No, sempre bravo. Grazie innanzitutto per averci ospitati, anche al Fusion, che hanno collaborato splendidamente con noi. Insomma, ecco, ricordate, c'è un po' il locale, un po' la storia, anche perché porta un nome importante, che è quello di Maria Callas, una grande cantante. E quindi ecco, ci volete ricordare un po' la vostra attività diurna? Dai, uno che prende la parola, Maria. Attività diurna. Poi arriva della di quella notturna però, eh. Te pareva, no? Te pareva. Colazioni ogni mattina, già dalle 6:30 il locale le aperte. Scusami Maria, no, perché vorrei misurare la pressione arteriosa, se possibile. La massima è circa 260, la minima 130, adesso la metà. Ok, lo sai pure. Ecco, pausa pranzo ovviamente, e poi insomma il nostro happy hour già dalle ore 18 la sera fino insomma alle 20:30, e poi vi aspettiamo per le nostre serate fine settimana, a partire già dal venerdì, sabato e avanti insomma con tutto il programma che c'è in atto. Complimenti, un applauso a Maria che è stata bravissima, che ce l'ha fatta. La pressione si è abbassata leggermente, le pulsazioni. Adesso inizio a prendere confidenza però. Con chi, con me? Guarda, sono tutto tuo se vuoi. Ma c'è Mauro, anche tu adesso devi spiegarci il lato notturno del locale, quindi gli orari sono pressappoco questi, quindi ecco la fascia serale. Beh, la fascia serale più che altro sentiamo tanto sono i cocktail bar. Scusami, c'è ancora Outboy? Outboy è venuto via. Outboy, capito? Cocktail, avanti. Il nostro punto forte è, diciamo, che proprio diciamo, le serate che poi siamo affidati al Fusion, che ci saranno una grossa mano. E pare assoluto, scusa Paolo, se mi interrompo, a Claudio. Com'è Claudio? Claudio della Fusion. Claudio, dai, forza! Non voleva uscire, invece ce l'abbiamo fatta. Sfilata anche per Claudio. Grazie Claudio per la simpatia e anche la professionalità. Grazie, che possiamo proprio grazie a osservare. Voi. Grazie a voi di tutto. Grazie quindi a Claudio come rappresentante della Fusion. Volevi finire Mario? Mauro? Mauro! Abbiamo detto quasi tutto, comunque, ecco, diciamo che stiamo aspettando la festa della Fusion e sul piano ci troviamo, penso che vedremo il Fusion, sì, dai! Diciamo Claudio, perché lui è il rappresentante naturalmente. Esatto. E a proposito di Fusion, ricordiamo che quei ragazzi, Eros, sì. Anna, dai, un saluto! Fanno parte della giuria questa sera. La giuria! Grazie! Catiuscia! Priscilla! Ciao Priscilla! Bene, insomma, abbiamo detto tutti, non devi tutti, ma anche quelli che stanno dietro le quinte. E anche chi fa la cameriera questa sera. Chi fa la cameriera? Insomma, c'è Anna. Anna, dov'è Anna? Anna, dov'è Anna? Dov'è Anna? Eccola lì, Anna. Ciao Anna. Anna. Anna, con gli occhiali bianchi. Anna, dai capelli rossi, va. Dove c'era quella città? No, dove c'era. Bene, allora, più o meno quella è una canzoncina di un cartone animato di 40 anni fa. Bene, Anna, come sei? Anna, un applauso, applauso anche per Anna. Che continua a dire Andrea Tocchio, basta rompere le scatole con la richiesta di panini e di vite perché li ho fatti lavorare, perché la tensione è anche quella. E quindi insomma stiamo attendendo questo momento importante.
Daqui a um segundo eu posso não ter mais você. Você não mais que isso, nossa casa explodir. Uma arma cravar meu corpo, um corpo furar sua carne. Mesmo que a gente não tenha mais, pode morrer aqui. Não importam seus amigos anjos, nem sua vontade de comer um bolo, nem meu vestido novo, nem meu vestido velho. Dorme logo antes que você. Passar. Daqui a um segundo eu posso não ter mais você. Você não mais que isso, nossa casa explodir. Uma arma cravar meu corpo, um corpo furar sua carne. Mesmo que a gente não tenha mais, pode morrer aqui. Não importam seus amigos anjos, nem sua vontade de comer um bolo, nem meu vestido novo, nem meu vestido velho. Que você morra. Dorme logo antes que você morra. Está chovendo fogo e as ruas estão queimando. Todo mundo assistindo, a gente desmilinguindo. Nosso sangue derretendo junto com o mundo que vai se acabar.
vieni Mauro e Maria, e quindi Miss Callas Caffè Maria. No, Gustavo, ho sbagliato? Bene, per fortuna che non c'era nessuna che si chiamava Maria, altrimenti facevo una gaffa di quelle. Vieni, è lei la Miss Callas Caffè? Sei contenta? No, sto scherzando. Sono io. Beh, brava, però preparatissima la scaletta. Allora, lo dici tu o dico io? Facciamo insieme? Dai. Facciamo dal numero al nome, va bene? Okay. Numero, numero e nome. Quindi, Miss Callas Caffè 2012. 2012 era il numero 14. Valentina! Al locale che qui ci ha ospitato, al pubblico una